Un benvenuto al direttore di Radiodiffusione Europea, Graziano D'Andrea. Buongiorno Graziano. Buongiorno, ben ritrovati. Siamo negli studi di Radiodiffusione Europea perché in questo momento sta per nascere un nuovo network giornalistico. Di che cosa si tratta? Beh, è un vero, hai detto bene, un vero network giornalistico perché stiamo cercando di concentrare in una nuova piattaforma, un sito, tutto quello che è il lavoro che quotidianamente facciamo fra radio e TV. Ricordiamo, abbiamo una radio in onde medie che è comunque presente in tutte le piattaforme anche digitali, abbiamo una web TV, che sta funzionando molto bene e che ha sempre più consensi, dove andiamo ad inserire non solamente le nostre produzioni, ma anche produzioni di amici, fra virgolette, che condividono con noi quello che è il tipo di informazione che vogliamo dare, con informazione sicuramente diversa rispetto a quella del mainstream. Ora abbiamo deciso di aprire innanzitutto un sito che si intitola Infoline 24, è accessibile digitando infoline24.it o anche infoline24.eu, visto che noi comunque siamo in Europa e la nostra emittente è ovviamente la Radiodiffusione Europea. E qui all'interno trovate una concentrazione di tutto quello che è lo sforzo giornalistico della nostra emittente, quindi andiamo da quelli che sono ad esempio le tue produzioni come Checkpoint, che ormai sta ottenendo ampi consensi non solamente solo sulla nostra emittente, ma ora verrà distribuito anche in altre emittenti radio-televisive italiane, anche quindi digitale terrestre intendo, e poi abbiamo l'informazione, i notiziari aggiornati, le interviste che quotidianamente facciamo, soprattutto nella mia trasmissione mattutina. Stiamo parlando di Buongiorno Italia, che va in onda dalle 7 alle 9, ovviamente radiofonicamente ascoltando, ma qualcuno magari non può seguire per vari motivi né l'onda media né il digitale della radio, e allora ecco che se lo ritrova in Infoline 24, come dire, una presenza 24 ore su 24 di tutto quello che noi produciamo, quindi le interviste, i collegamenti e, ripeto, le produzioni di tanti amici che si sono aggiunti in corso d'opera, come ad esempio 100 giorni da Leoni con tutti gli aggiornamenti quotidiani come il TG Sole 24, e creiamo quindi un polo informativo alternativo che credo farà piacere ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori. Ecco, ricordiamo che in questo progetto partecipa anche Pianeta Oggi TV e anche Certo. il vento di Nord-Est. Quindi il tuo blog sempre molto aggiornato, sempre con dei post interessanti che vengono poi riportati in tempo reale, come del resto Pianeta Oggi TV, che è un altro sito dove è possibile accedere proprio direttamente da Infoline 24, curato da Massimo Bonella, che fra le varie cose fornisce anche il Pianeta Oggi TV e Pianeta Oggi Reporter, che sono le versioni radiofoniche e televisive del suo impegno giornalistico settimanale. Muoversi nel mondo del giornalismo e della comunicazione oggi, in particolare in questo momento storico, è un'impresa alquanto difficile. Ecco, questa esperienza che sta per partire, dove potrebbe portarci? Ma innanzitutto io credo, proprio visto che parliamo di mainstream e compagnia bella, dove si parla di una informazione omogeneizzata, omologata in qualche maniera, ecco, dare un punto di vista diverso, no? Un'idea diversa, visto che si va purtroppo, dico, verso una situazione da pensiero unico e anche informazione unica. Oggi il giornalista non esiste più nel vero senso della parola. Se noi parliamo del giornalista che si domanda chi, dove, come, quando e perché, ecco, non esiste. Purtroppo ce ne stiamo rendendo conto quotidianamente, guardando i telegiornali, guardando la televisione, la radio, sfogliando anche i quotidiani online e cartacei. Oggi come oggi, il ruolo del giornalista è quello di fare un po' da cassa di risonanza di una politica che sta andando verso una deriva totalitaria che non ci piace. Ecco che allora vogliamo mettere, come dire, un puntello, un qualcosa che ci permetta di dire no, forse c'è anche un'altra visione, un'altra narrazione che ovviamente non traspare dalla televisione, dalla radio,
e dei giornali tradizionali, ma è giusto unirci con tutti quelli che sono appunto le testate che fanno anche controinformazioni per dare nel nostro piccolo una interpretazione diversa a quanto sta accadendo. Molto bene, io ringrazio Graziano D'Andrea, direttore di Radiodiffusione Europea e artefice di questo nuovo progetto giornalistico, il network infoline24.it. Buon lavoro.